Tancredi ama Clorinda. L'ama con un sentimento tenero e appassionato, anche se lei appartiene alle schiere nemiche. Clorinda e Tancredi sono guerrieri e una notte buia si scontrano fuori dalle mura di Gerusalemme. Il duello è feroce. Non schivar, non parar, non ritirarsi vogliono costor, né qui destrezza a parte. Nelle parole di Torquato Tasso, che di questa storia è il meraviglioso poeta, la battaglia notturna di Tancredi e Clorinda assume l'anelito disperato di un implesso amoroso. Tre volte il cavalier la donna stringe con le robuste braccia, ed altrettante da quei nodi tenaci ella si cinge, nodi di ferro, nemico e non d'amante. Tornato al ferro, e l'uno e l'altro il tinge con molte piaghe. È stanco ed anelante, e questi e quegli al fin si ritira e dopo lungo faticar respira. Senza respiro, due duellanti si avvinghiano mossi da ira, vendetta, passione. Alla fine Clorinda avrà la peggio. Solo allora il guerriero cristiano si accorge dell'identità della vittima. Si china su di lei e raccoglie le sue ultime volontà, che sono di essere battezzata alla fede cristiana. È questo l'episodio della Gerusalemme liberata su cui si concentra il nostro pittore parmense Sisto Badalocchio. Sisto narra il risveglio spirituale della vittima, che riscatta la sua negata identità cristiana con dolcezza e sensualità. Mano nella mano, i due si guardano negli occhi mentre Tancredi versa l'acqua sulla testa di Clorinda. La donna non è più un guerriero, ma vittima sacrificale. Il pittore la copre di abiti femminili, ma le lascia scoperto il seno, dalla cui piaga scorre via la vita. L'immagine ci ricorda altre donne della storia, altre ferite mortali: Tarquinia, Cleopatra, Clorinda. Tutte vittime, tutte sconfitte. Sono belle e fragili, anche quando forti, eroiche nella loro debolezza, modelli di pieghevole virtù femminile. Eppure, a noi ci sarebbe piaciuto vederle vincere qualche volta.